Salve a tutti ragazzi, esco qua in questo nuovo video per mostrarvi un edito di salvataggi per la piazza Mi Street Pass. Innanzitutto dobbiamo estrarre il nostro salvataggio dalla piazza Mi Street Pass. Vi farò vedere tutti e due i metodi, ovvero da GKSM e da Checkpoint. Intanto andiamo su GKSM. Ok, andiamo su System Titles. Ingrandisco qui che è meglio. Ok, System Titles, Street Pass Mi Plaza, Export System Save. Ho sbagliato. Nuovo. Voi mettete un nome che volete. Ok, estratto. Tornate indietro. Ok. Ora andiamo su Checkpoint. Allora, vi dico subito, su Checkpoint non vedrete i titoli di sistema, come la piazza Mi Street Pass che a noi serve. Allora, per visualizzarlo dovete andare nella cartella 3DS, poi dentro la cartella Checkpoint e c'è un file che si chiama config.json, questo qua. Allora voi dovete cambiare questa opzione end saves a true, se no non verrà visualizzato. Ok, quindi intanto guarda aver caricato i titoli. Non, ok, sì, abbiamo qui la piazza selezionata, premiamo A. Facciamo un nuovo, prendiamo un backup prima, premiamo sì, ok, e qui ha estratto il salvataggio. Chiudiamo e adesso andiamo sul computer. Intanto collego il Nintendo al computer con FTP. Ok, questo possiamo chiudere. Andiamo su FileZilla. Ok, allora, come dicevo prima, qui c'era 3DS, Checkpoint e questo config.json. Comunque ho fatto vedere prima cosa dovete cambiare. Adesso andiamo su Saves. Quando dovrà caricare. Ok, Street Pass Mi Plaza. Poi andiamo sul nostro, sulla nostra cartella del salvataggio estratto. Questo, vabbè, io sto sovrascrivendo perché a me non serve questo salvataggio, questo meet.dat. Adesso apriamolo sull'editor, trascinando il file oppure premendo su Esplora. Allora, questo editor l'ho modificato mettendo sblocca le mappe, sblocca compleanni, sblocca le imprese, perché sull'editor originale creato da Mark Robledo non ci sono queste opzioni. Poi vabbè, come si vede qui è stato tradotto in italiano tutto, l'ho tradotto io. Questo alcune volte è un bug, quindi va riaggiornato. Alcune volte è un bug, ma questo me lo fa a me, ok, perché devo pulire la cache. Comunque, vi stavo dicendo, ho messo queste tre opzioni che normalmente non ci sarebbero sull'editor originale di Mark. Quindi vabbè, ho aggiunto queste tre opzioni in modo molto grezzissimo. Infatti se andrete sul mio GitHub lo vedrete, oppure guardando su gente pagina, vabbè, quelli sono dettagli. Comunque, voi potete cambiare qui gli incontri street pass, mettere fino a 999.999, poi tickets potete metterle fino a 65535 e voti fantastico lo stesso, però nel gioco vedrete solo 9999, quindi questo non è vero come valore. Comunque qui potete mettere quello che volete, metto tutto al massimo, sblocco tutte le mappe, tutti i compleanni, le imprese,
Le imprese ora è un pochino ancora con dei problemini perché non sblocca totalmente tutto, quindi questo non funziona benissimo, però queste due funzionano. Qui potete sbloccare, vabbè. È già tutto sbloccato. Già sbloccato tutto. E qui potete sbloccare i vostri puzzle. Ovviamente. Ah. Tutto. Sblocca tutto Picross qui. Mario Happy. Che ne so. Dovrei averli tutti adesso. Potete anche svuotare il puzzle mettendo nessuno. Tutto tranne uno. Tutti. Voi premete salva modifiche e salvate il file. Allora, ritorniamo su FileZilla, tanto qui ripesco il salvataggio. Ok, qui abbiamo il MIT 13, vabbè, perché ne ho tanti. Anzi, invece di fare così, crea un'altra cartella. Morte 2. Ok, metto questo. E lo rinomino in mit.dat se no non va. Ok, adesso vi faccio vedere anche da GKSM, visto che l'ho estratto anche da GKSM. Dov'è? GKSV, insomma, la cartella si chiama, però è GKSM. Ok, bisogna andare su sys save sitpassmi plaza, selezionare la vostra cartella. Poi voi, vabbè, mettete qui il vostro salvataggio. Probabilmente l'ho già fatto con checkpoint, quindi è inutile che io rifaccia lo stesso procedimento. Creo la cartella, mod 2. Apro qui, metto questo, lo rinomino, ma questo perché io ho troppi file nella cartella dei download di questi mit.dat. E quindi metto il numero. Ok, adesso andiamo di nuovo su Nintendo, che è quello qui con il FTP. Ok, andiamo sul checkpoint prima, visto che è già nella cartella, quindi faccio vedere prima checkpoint. Ora prima che carichi i titoli. Poi non capisco cosa sia questo errore qui. Non so di cosa si tratti. Quindi ci vediamo tanto. Aspetta, allora vediamo un po' qui. Ok, abbiamo qui la piazza, dobbiamo selezionare una A. E qui abbiamo i nostri salvataggi. Qui abbiamo la cartella mod 2, quella che ho fatto io prima. Premiamo restore. Sì. Ok. Ha ripristinato il salvataggio. Adesso vi faccio vedere da GKSM. Quando vorrà aprirsi. Ok, abbiamo qui il nostro system titles, quello. Ok, system titles, sitpassmi plaza, import system save. Ok, avevo cliccato troppe volte A. Mod 2, premete A di nuovo, finito. Potete uscire premendo sempre B. Adesso bisogna andare nella piazza. Quando si deciderà di aprirsi. Preparazione in corso. Congratulazioni, 999.999 incontri. Poi ho 1000 volte fantastico perché ho messo il massimo. Ok,
NKZ. No, che è NKZ. Vabbè. Qui abbiamo 9999, fantastico, non 65535, ma dettagli. Qui 9999 incontri. Andiamo sui compleanni. Compleanni. Allora, complimenti, ha completato il tutto. Va bene, sì. Va bene, qui abbiamo 366 su 366 giorni. Ok. Poi le mappe, mappa sit pass, e qui avremo tutte le aree sbloccate. 100, 126 su 126, ma dettagli. Comunque qui tutte le zone possibili, anche con mappe che hanno un nome punto interrogativo. Vediamo. Come vedete qua, mappe con dei punti interrogativi. Da notare la maggior parte delle zone che non hanno la mappa. Vabbè. Qui tutti i punti interrogativo. Boh. Poi le imprese non le dovrebbe aver sbloccate tutte, perché devo sistemarlo per bene quella parte lì. Allora, qualcosa ne ha sbloccato. Poi vabbè, alcune cose le ha sbloccate perché avevo messo tutti gli incontri massimi, quindi automaticamente li sblocca. Vabbè, 97 su 98, insomma, mettendo tutto al massimo tutto. Poi c'è, ci sono poi i copricapi che non sono tutti sbloccati. Opzioni, cambia copricapo, come vedete non l'ha sbloccati tutti totalmente, ma sicuramente perché non è stato implementato nell'editor in sé. Io non ho aggiornato i DLC, ho modificato, cioè ho aggiunto solo quelle tre funzionalità, ovvero sblocco compleanni, imprese e mappe. E ho cambiato i massimali degli incontri sit pass, che prima erano a 65535, io l'ho messi a 999.999, visto che il massimo degli incontri nella piazza è 999.999 incontri. Poi, il fantastico l'ho lasciati a 65535, ma potrei benissimo metterli a 999, perché più di 999 non si possono avere. I tickets, cioè i coupon, volevo dire, l'ho cambiati da 156 a 65535. A regola dovrebbero bastare 156 coupon per acquistare tutti gli articoli possibili. Ma così tanto per fare il figo non ci mette 65535. Comunque, qui abbiamo, vabbè, tutti i copricapi, o quasi tutti. Qui, vabbè, abbiamo il mio con i pantaloni d'oro. Feci un video in precedenza per quello. Qui, come ho fatto vedere prima, abbiamo 999.999 incontri. Compleanni, tutti i puzzle. Dovrebbe esserci quello di Pycross. Ah. Ah no, questa è la mostra. Vediamo, andando su pazzi per i pezzi. Dovrebbe essere qua. Ok. Allora, pazzi per i pezzi. Visualizza progressi. Allora, ci dovrebbe essere quello di Pycross. Guardate. Dovrebbe solo sblocco il Pycross. Ecco, questo qui non c'era, non ce l'avevo, ora ce l'ho. Questo non mi diceva, hai completato tutti i pezzi del puzzle, e quindi non cioè non me l'aveva mai dato questo qui, neanche con le persone che avevo incontrato. E niente, qui abbiamo i nostri puzzle.
niente, questo qui era l'Exor. Comunque, forse avevo detto prima, comunque andando su MediTab vedrete il Surge. E ci saranno anche... ho tradotto due piccoli editor in più. Però poi li tradurrò tutti in italiano. Poi chissà chi lo sterà, io l'ho messo solo sul mio sito. Questo video dello Sweet Pass. Perché l'avevo modificato io. Altrimenti non avrei lo stato, avrei usato il sito originale, sì, insomma il sito che di Mark. E niente. Questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Se il video vi è stato utile mettete un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Entrate sul gruppo Telegram, chioccio Nintendo Hacking, se avete bisogno di aiuto su questo editor. Perché su YouTube i commenti li vedo poco, cioè li guardo poco. Quindi voi commentate, però tanto vi manderò comunque sul gruppo Telegram, perché lì la chat è istantanea. Invece nei commenti li ricevo dopo 100.000 anni le notifiche. Comunque voi potete accederci o da Telegram diretto oppure da questo sito qui, ovvero www.nhz3ds.tk. Poi c'è .gq, beh, tutti i vari siti. Oppure dal link che sta nella descrizione, dove c'è scritto hai bisogno di aiuto, eccetera, eccetera. E niente, questo è tutto. Bella.